siamo qui con il responsabile marketing di Gaydar Italia, Valerio. Ciao Valerio. Ciao Davide. Allora, raccontaci di questa nuova iniziativa che sta prendendo Gaydar per avvicinare al proprio sito i ragazzi più giovani. Allora, abbiamo deciso oggi, nella giornata dell'Europarty a Roma, di presentare il nuovo servizio che vogliamo dare ai giovani minori di 24 anni per accedere a tutte le funzioni in maniera completamente gratuita all'interno del sito. Questo l'abbiamo fatto per facilitare le persone che hanno meno possibilità, meno soldi, perché sono piccoli. Sì, piccoli ma già ben svegli. Esattamente, poi riteniamo che sia la base di tutto, i giovani sono la base, quindi vanno tenuti, diciamo. Valerio, i giovani sono il nostro futuro, se no quando abbiamo 60 anni chi ci guarda su Gaydar? Non ce l'abbiamo 60 anni. Parla per te. Sembra che non ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo. Senti, ma questa iniziativa come funziona? Come fa Gaydar a capire se qualcuno ha dai 18 ai 23 anni? Allora, diciamo che ci sono delle cose che questi ragazzi devono fare, per esempio devono inviare una fotocopia del documento scansionato per accertare appunto l'autenticità dell'età, quindi diciamo che è un servizio garantito, perché non dà alla possibilità a tutti di entrare, ma solamente alle persone che effettivamente hanno meno di 24 anni. Bene, fantastico. Quindi tu praticamente hai mandato la fotocopia del tuo documento e ti hanno già ricevuto in faccia? Sì, mi hanno assolutamente assunto quando ho mandato la fotocopia del documento. Senti Valerio, invece raccontaci di che cosa è successo in Inghilterra. Non so se sapete, ma c'è stata una visita del Papa a Twickenham, che è diciamo, la sede di Gaydar, perché è la città in cui ci sono gli uffici di Gaydar, e il Papa è andato proprio all'interno di questo paese, e Gaydar insieme al Circolo Mario Mieli ha organizzato una protesta. La protesta è nei confronti dell'oscurantismo e delle condizioni medievali che vive l'Italia. A proposito di questo, Gaydar è un sito gay, e quindi viene da Londra, dove la libertà è decisamente più libertà, è un punto chiave, diciamo, quindi vorremmo arrivare alle stesse cose che hanno loro. Per adesso noi stiamo con la Garra, poi si vedrà. Evviva la Garra. Grazie mille Valerio, ci vediamo su Canal G. Siamo qui con due fantastiche ragazze e un altro nostro amico. Come vi chiamate? Io Paris. Marco. Gem. Allora, vi state divertendo questa sera? Tantissimo! Dai, raccontami, hai rimorchiato qualcuno? Guarda, se mi rimorchi te, sono la donna più favolosa di questo mondo. Va bene, allora dopo ci mettiamo d'accordo. Va tu, bene. Qualcuno che ti piace? Voglio lui. Lui chi? Voglio lui. Lui là dietro. Tu? Io volevo te, ma sei impegnato. Ragazzi, sono impegnato, io sono no, vabbè, dopo. Allora perché mi hai detto io che io non gareggio? Devo... Vabbè, ma quello era per dopo. Dai, lui si può avere? Lui si può avere, me lo compro io. Ok, va bene. Quindi vi state divertendo? Tantissimo. Lo spettacolo vi è piaciuto? Molto. Ok, vi aspettavate tutto questo sul palco? Eh beh, effettivamente abbiamo letto insomma la recensione su internet, ci aspettavamo, ma dal vivo è molto più bello. Ok, tu sei soddisfatta? È bellissimo qui, è bellissimo. Venite, vi aspettiamo. Ci sarete all'Europride del 2011? Assolutamente sì. Tu ci sarai, tu sì. Ok, io ci sarò, allora va bene. Oh, ma hai detto ragazzo? Non si può dire. No, me lo vedo io, Aspetta, facciamoci un po' più largo, così facciamo vedere di cosa stiamo parlando. Roma Europride, ci vediamo tutti giugno 2011. Adesso mi fate per me, per favore, lo stacchetto del nostro canale. Mi dite insieme, ci vediamo su Canal G, la TV diversa dagli altri, uguale a te. Siete pronti? Ci vediamo su Canal G, la TV diversa dagli altri, uguale a te. Dai, 1, 2, 3. Ci vediamo su Canal G, la TV diversa dagli altri, ma uguale a te.